La finestra su Ferrara. Attualità, cronaca ed avvenimenti cittadini. Bentrovati all'ascolto della Finestra su Ferrara. Sono Alberto Benazzi ed oggi sono con noi la dottoressa Luisa Garofani, che è una psichiatra, direttore dell'unità operativa SERT di Ferrara e provincia, e la dottoressa Doriana Beltrami, che è una tossicologa ed è una dirigente dello stesso servizio. Alla dottoressa Garofani chiediamo, dottoressa, cos'è il SERT? Dunque, il SERT è un acronimo e sta per Servizio Tossicodipendenze. Questo è un nome che è stato dato dal 1990, da quando il servizio è diventato un servizio nazionale. Nel tempo però la quantità e la qualità delle persone che venivano al servizio e la qualità delle sostanze che venivano consumate è cambiata notevolmente, perché mentre un tempo il servizio si rivolgeva praticamente agli eroinomani, oggi il servizio si rivolge ai consumatori di sostanze, non solo eroina, ma anche alle persone dipendenti patologiche da comportamenti, atteggiamenti, non necessariamente da sostanze. Per cui il servizio si chiamerà, da adesso in poi si sta già inserendo questa novità, servizio delle dipendenze patologiche, che sta proprio a indicare il fatto che ci sono delle modalità comportamentali di dipendenze che diventano patologiche perché occupano gran parte dello spazio della propria vita, quindi limitano la libertà delle persone, oltre al fatto che sono nocive per la propria salute. E per esempio un esempio recente di attività che è stata implementato ultimamente nel nostro servizio è quello che riguarda il gioco d'azzardo. Il gioco d'azzardo è una dipendenza patologica senza sostanze che produce danni alla salute, danni economici, danni alla vita delle persone, alle relazioni, al lavoro, a tutte le cose importanti della vita, e quindi merita di essere curato in un servizio specifico. Dottoressa Beltrami, lei è medico tossicologo. Quando possiamo parlare di dipendenza da una sostanza? Allora, si fa molta confusione su questo termine. Infatti, i consumatori, cioè chi usa sostanze, non è detto che sia dipendente. Noi dobbiamo fare una distinzione molto precisa. C'è la persona che usa e quindi userà sempre, userà qualche volta, la persona che consuma con maggiore intensità e fino ad arrivare alla dipendenza. La dipendenza da che cosa è caratterizzata? La dipendenza è caratterizzata soprattutto dall'intensità del consumo, quindi dal fatto che mancando la sostanza l'individuo ha sintomi di astinenza, quindi va alla ricerca di questa sostanza, quindi è compulsivo, quindi c'è un craving per questa sostanza e quindi si classifica col discorso che deve naturalmente impostare quasi tutta la sua vita alla ricerca di questa sostanza, quindi gli affetti, il lavoro, le cose che lo circondano, il sociale, viene a perdersi in questo senso e c'è semplicemente questo elemento fondamentale che è a ricerca di questa sostanza che gli dà questa sensazione di piacere e che diciamo così riempie praticamente il vuoto e riempie la sua vita. Quindi il dipendente è un individuo che cerca compulsivamente la sostanza, che quando non usa la sostanza ha questo craving, questo desiderio, questa cosa, e quindi ha crisi d'astinenza proprio perché gli manca la sostanza. Inoltre anche quando smette, che i nostri pazienti smettono tantissime volte, hanno la ricaduta. Quindi la ricaduta è un indice proprio della cronicità e della dipendenza. Dottoressa Garofani, per quanto riguarda invece il lavoro del SERT, in questo ultimo decennio è cambiato qualcosa nel vostro lavoro? In questo ultimo decennio abbiamo visto due cose fondamentali. Uno, l'aumento dei giovani consumatori. Proprio giovani, nel senso minorenni, ragazzi che vanno ancora a scuola, al liceo, alle scuole medie superiori, e un cambio anche dello stile del consumo. Diciamo che
Noi abbiamo centrato un obiettivo fondamentale nella nostra storia di servizio, che è stato quello di contrastare e al fine di riuscire a fermare l'infezione da HIV tra i tossicomani e eroinomani. Questa situazione è stato veramente un successo straordinario che ci ha impiegato tanto tempo per essere raggiunto, però oggi l'infezione da HIV tra i pazienti tossicomani è assolutamente bassa, non possiamo dire inesistente, ma è comunque molto bassa, mentre negli anni 90 la morte dei nostri pazienti era molto vincolata all'infezione da HIV e alla morte per AIDS, oltre che a morte per overdose da eroina. Quindi diciamo sono cambiate moltissime cose. Questo fatto da una parte ha fatto sì che le droghe per via iniettiva sono diventate fuori moda, ma non è diventata fuori moda l'eroina, per esempio, che continua a essere consumata in altro modo, quindi viene sniffata, viene mescolata con altre sostanze, ma non è sparita dal mercato. L'eroina è una delle sostanze che crea maggiore dipendenza e quindi maggiore legame con la sostanza, appunto da diventare un legame quasi esclusivo. Naturalmente l'uso di eroina non per via iniettiva ma per altre vie come lo sniffo, il fumo, eccetera, comporta un minore tempo, cioè dà più tempo alla persona rispetto alla fase della dipendenza. Comunque la dipendenza da eroina si configura nello stesso modo. Quindi cosa succede in questi ultimi tempi? Le droghe per via iniettiva non sono più così popolari, però entrano nel mercato tante altre nuove sostanze. La cocaina era già presente, ma aumenta la sua presenza. Negli anni 90 c'è 2000 anche, sicuramente c'è l'esplosione delle droghe prestazionali, soprattutto cocaina e anfetamina, che vedono, diciamo così, i consumatori disinteressarsi del danno, perché non pensano, appunto, non essendo in gioco l'eroina che era veramente l'incubo, no, degli anni precedenti, il consumatore di cocaina e di anfetamine è un consumatore che ritiene di essere consapevolmente consumatore, di poter dosare il suo livello di prestazione, come vuole utilizzare la sostanza, come la vuole mescolare, come vuole abbassare oppure regolare le cose sgradevoli che la sostanza comporta. Questo meccanismo naturalmente non fa dei danni immediati, ma fa dei danni nel lungo periodo. Oggi abbiamo più policonsumo, cioè consumo di più sostanze contemporaneamente, consumo di alcol affiancato alle sostanze, meno consapevolezza dei danni, più capacità oppure più presunzione di gestire la sostanza senza sentire il peso della dipendenza. Dottoressa Beltrami, la dottoressa Garofani ci ha parlato di assuntori sempre più giovani. Ci sono dei segnali che possono far, diciamo, individuare il consumo di queste sostanze nel comportamento dei propri figli, ad esempio? Beh, sicuramente cambia praticamente un pochino il modo di comportarsi di questi ragazzi. Noi abbiamo dei giovani che vanno dai 13 anni, insomma, che adesso è il livello più basso, diciamo così, fino ad arrivare, diciamo così, che la fascia viene spostata dai 13 ai 25 anni, e la fascia dell'adolescenza ormai viene spostata in questo modo, viene riconosciuta in questo modo. Sicuramente cominciano ad avere dei problemi scolastici, la prima cosa, anche perché la prima sostanza che incontrano sono i cannabinoidi. I cannabinoidi, indipendentemente da tutto, provocano una riduzione della capacità di concentrazione, provocano naturalmente una situazione nei riflessi, quindi creano tutta una situazione, un modello, diciamo, diverso, per cui l'individuo non riesce più a studiare, non riesce a concentrarsi,
quindi va male a scuola, quindi c'è tutta una serie di cose che si comincia a intravedere. Prima il ragazzo era bravo, poi dopo diventa così. Poi cominciano a provare, diciamo, altre sostanze, quali possono essere quelli che vanno in discoteca, per esempio l'MD e l'MA, cioè l'ecstasy, le varie estasi, le varie compresse, i vari stimolanti, per cui si comincia ad avere, diciamo così, le uscite anche, diciamo, notturne, quindi c'è tutta una serie di cose. Cambia sicuramente lo stile di vita del ragazzo, cioè magari non lo si riconosce più, quindi quando cominciano questi segnali bisogna domandarsi un attimino che cosa è successo. Cominciare un pochino ad avere, diciamo, a dare un po' di più regole a questi a questi giovani fanciulli, a questi adolescenti, proprio perché è la mancanza anche di regole che determinano poi, diciamo, la possibilità di incontrare e di avere situazioni in cui possono essere messi in grado, diciamo, di far uso di queste sostanze, perché il gruppo poi dà l'input all'uso di queste sostanze. L'adolescenza è un periodo di vulnerabilità, per cui è più frequente che, entrando in contatto con queste sostanze, se poi non vengono stoppate, si possa poi procedere andando a scegliere sostanze sempre più importanti, fino anche ad arrivare all'eroina. Noi abbiamo molti ragazzi che fumano l'eroina, non la fanno più endovena, ma la fumano, quindi arrivano poi anche queste situazioni. Quindi valutare i cambiamenti che hanno questi ragazzi, questo è importante, soprattutto i rapporti anche con gli altri, la socialità con cui si rapportano, questo è fondamentale. E questi cambiamenti sono repentini, arrivano in un tempo abbastanza lungo, cioè il genitore può avere un segnale d'allarme dal fatto che il cambiamento è rapido, oppure rischia di, vedendo questo ragazzo che scivola lentamente, di non cogliere che c'è un cambiamento in atto? A volte i cambiamenti sono lenti, per cui bisogna porre proprio attenzione in queste cose, quindi bisogna porre molta attenzione soprattutto quando si hanno delle situazioni in cui non ci si riconosce più, non si riconosce più l'altro in qualche modo, quindi bisogna stare molto attenti soprattutto, anche perché i ragazzi cambiano in questa, diciamo, durante l'adolescenza, e quindi bisogna permettergli anche, naturalmente, però bisogna anche valutare e accompagnarli nella loro fase soprattutto, bisogna essere in grado di riuscire ad essere, diciamo così, presenti in qualche modo, bisogna essere presenti assolutamente. Dottoressa Garofani, sì, avete qualche dato su cui si può ragionare rispetto appunto all'aumento di queste dipendenze? Sì, dunque, il trend è in aumento rispetto al consumo, quindi vuol dire che nella popolazione che va a scuola noi abbiamo sicuramente un aumento costante di consumatori da un po' di anni a questa parte. Ora, tra questi consumatori, così come è vero che ci sono le persone che consumano marijuana, per esempio, e rimangono consumatori di marijuana a vita. Questo a vita era più legato a generazioni precedenti di romantici consumatori di cannabis, anche perché le sostanze 20 anni fa, 30 anni fa, avevano anche una valenza di ricerca personale o di gruppo, e comunque, insomma, si utilizzava una sostanza per dire qualcosa, per protestare, per cercare una elevazione spirituale, un contatto più intimo anche con se stessi, insomma era uno strumento. Oggi anche questo tipo di, come dire, di rapporto con la sostanza è molto cambiato. Oggi le sostanze sono strumenti per un piacere che diventa razionale, una ricerca razionale di piacere, una ricerca costruita mentalmente, un desiderio di provare cose fuori dall'ordinario, e quindi anche una difficoltà ad avere e a procurarsi piacere naturalmente. Sembra che oggi, se non c'è un aiuto di una sostanza, anche i giovani, che sono, come dire, l'espressione migliore dell'energia, dell'apertura, della potenzialità, no? Anche loro oggi non pensano di potersi divertire abbastanza senza qualcosa che li fa eccitare. È un po' come se il divertimento dovesse necessariamente includere l'eccitazione. Questa è una novità molto inquietante in un certo senso, no? Perché tende a togliere la capacità
di trovare meccanismi, modi di stare insieme divertenti e non necessariamente mediati da qualche cos'altro. Però questo è proprio un cambio molto particolare. Voglio aggiungere questo, che le nuove sostanze, quindi noi abbiamo parlato di eroina, cocaina, eccitanti e marijuana, queste sono, diciamo, le sostanze classiche, purtroppo ultimamente circolano, e noi lo sappiamo sia dai sequestri che anche dall'allerta, che c'è un sistema nazionale di allerta di sostanze molto pericolose che circolano anche fra i giovani e che vengono mescolate insieme ad altre. Sono sostanze che promettono eccitazioni molto potenti e di breve durata, e questo le rende molto appetibili, con l'idea che tanto dura poco, quindi non c'è problema. In realtà queste sostanze sono molto pericolose perché alterano dei meccanismi non così tanto, diciamo, da valutare l'effetto immediatamente, ma nel tempo, perché per le droghe questo è il paradigma fondamentale: il tempo di consumo, l'intensità di consumo e la qualità della sostanza che si consuma. Quindi, diciamo, tutto il peggio può avvenire se queste tre cose sono al massimo: il massimo dell'intensità, il massimo della qualità della sostanza, quindi cocaina più pura, anfetamina oppure queste nuove sostanze, e la durata nel tempo. Anche per la marijuana vale la stessa cosa. È chiaro che se il consumatore fa un consumo sporadico, tutto il processo che noi diciamo di pericolo, diciamo, viene molto diluito, è evidente. Che cos'è però che ci fa stare sempre in allerta? Che questa capacità di giudizio e di scelta nell'adolescente manca per definizione. Quindi è questo un po' il tema. Dottoressa Beltrami, parlando di marijuana, che è vista anche dal punto di vista terapeutico come un qualche cosa di positivo, però circola voce ultimamente che chi coltiva marijuana tende anche a innaffiarla, tra virgolette, con sostanze chimiche per far sì che possa diventare un viatico verso le droghe più pesanti. È una bufala questa? È una, diciamo così, una leggenda metropolitana, o a sua conoscenza questa cosa del fondamento? Si parla tanto di, diciamo, di marijuana, anche perché c'è il discorso, no? Marijuana sì, marijuana no, nel senso liberalizziamola in qualche modo. Cioè, quello che le posso dire è che noi abbiamo avuto anche con, soprattutto in soggetti giovani, e quindi parlo sempre, che hanno sicuramente un certo grado di vulnerabilità, noi abbiamo avuto dei problemi abbastanza importanti, abbiamo avuto delle crisi psicotiche. Cioè, quindi in un soggetto giovane utilizzatore di marijuana che può slatentizzare un problema che altrimenti non sarebbe emerso, provoca naturalmente una situazione di tipo psichiatrico importante che prevede poi un ricovero e quindi un trattamento anche farmacologico che va avanti anche negli anni, perché poi un esordio psicotico in un soggetto giovane, e parlo di sintomi tipo quasi deliranti, dispercezioni in qualche modo, che quindi ti creano una situazione non più reale ma virtuale, per cui tu ti senti in pericolo, tu vedi gli altri come qualcuno che ti vuole uccidere oppure cose di questo tipo, crea naturalmente una grossa problematicità. E quindi anche la marijuana, che viene definita che è naturale, per l'amore di Dio, tutte queste cose, può determinare in soggetti vulnerabili queste situazioni, e noi qui a Ferrara ne abbiamo viste. Addirittura abbiamo, c'è proprio tutto una, diciamo così, un protocollo per questi soggetti già standardizzato, proprio perché emergono queste situazioni. Legalizzare la marijuana, non lo so, non so cosa dire, cioè non saprei cosa dire, anche perché se si dice si riduce praticamente l'importo da parte, diciamo, delle mafie, questo tipo non ha nessun senso, perché loro introdurranno il cannabinoide sintetico, perché il cannabinoide sintetico è 40 volte più potente del normale cannabinoide, che è già in commercio, è una novità. Perché se il principio attivo massimo che noi possiamo avere nella cannabis arriva sui 10, 12, 13, quello arriva anche sul 50%, quindi crea sicuramente dei grossi problemi. Non sono né per legalizzare né per dire no, ma
è una situazione che, voglio dire, i politici non dovrebbero entrarci, glielo dico sinceramente, ma dovrebbe essere proprio una cosa di tipo semplicemente clinico, perché sono sostanze che vanno ad incidere e sono sostanze psicoattive, quindi incidono sul nostro cervello, quindi in qualche modo le modificano. Poi i cannabinoidi vanno bene per alcune, vanno bene come farmaci, in qualche modo sì, controllati, utilizzati per determinate cose, sono perfettamente d'accordo. Come anche chi usa, non si può, diciamo così, chi usa ogni tanto i cannabinoidi, non è che lo si può dire oddio che cosa succede, quello è abbastanza. Il problema è chi diventa dipendente, che è quella lì la differenza, cioè chi usa può farlo tranquillo. Non c'è un avviso. Non c'è un avviso, infatti, e questo è il problema. Non sappiamo qual è lo scatenamento che provoca poi la dipendenza, quindi secondo me tutte le sostanze che incidono sul nostro cervello vanno valutate attentamente, quindi questa è la mia opinione in generale. La marijuana, che tutti abbiamo conosciuto anche se non l'abbiamo utilizzata, ma insomma abbiamo avuto qualcuno che fumava la Maria, ecco, non è più quella, cioè il mercato oggi tende a proporre sempre, anche per la marijuana, alterazioni, modifiche o genetiche, oppure anche di piante che vengono impollinate in un certo modo piuttosto che in un altro, in modo che la pianta produca un principio attivo 10-15 volte più potente. Ed è questo allora il tema. Il tema non è leggero o pesante, il tema non è marijuana sì e invece cocaina no, sono tutte e due derivanti da sostanze o da piante naturali, ma il problema naturale non vuol dire niente, tanti veleni sono assolutamente naturali, quindi cerchiamo di non essere così banali, perché a volte no, uno pensa di fare delle deduzioni troppo semplici e invece le questioni sono un po' più complicate. D'altra parte, un'altra cosa ancora, teniamo conto che il consumo di marijuana fra i giovani è altissimo, cioè nel senso che il 40% dei giovani consuma marijuana più o meno regolarmente. Questo vuol dire che prenderanno la patente, ecco, i controlli sulla stradali, sulla guida sono molto importanti, perché naturalmente l'alterazione percettiva che produce la marijuana non è mai stata tanto sotto la lente di ingrandimento come in questo periodo. Quindi, così come non si guida ubriachi, non si guida sotto l'uso di sostanze. Ecco, io direi che ci vogliono delle regole assolutamente chiare. Per cui dice, vuoi fare questo? Beh, la legge, anche quella attuale, non punisce il consumo personale, punisce lo spaccio, punisce naturalmente la coltivazione. Molti ragazzi pensano che cedere un po' della propria marijuana a un compagno di scuola non sia spaccio, perché quello è un suo amico e magari non gli dà neanche i soldi. Ma anche cedere è reato, fa parte del reato che la legge ancora oggi in vigore ci impone. Dire droghe leggere, dire droghe pesanti non ha nessun significato, cioè proprio è una bufala di quelle enormi, infatti bisognerebbe cambiare. Sono droghe. È una cosa che confonde. Che confonde, cioè, perché per la farmacologia sono droghe, quindi non esiste questo termine dal punto di vista medico, dal punto di vista farmacologico, solo in Italia penso, e quindi bisogna stare anche attenti in questo senso. Su queste parole noi chiudiamo la finestra su Ferrara di oggi, torneremo sicuramente sull'argomento ancora con i responsabili del SERT e ringraziamo che sono state oggi con noi la dottoressa Luisa Garofani, che è una psichiatra, direttore dell'unità operativa appunto del SERT di Ferrara Provincia, e la dottoressa Doriana Beltrami, che è un medico tossicologo della stessa unità operativa. Torneremo sicuramente su questo argomento, per oggi è tutto, grazie per averci seguito e a risentirci alla prossima puntata. Avete ascoltato La Finestra su Ferrara, attualità, cronaca ed avvenimenti cittadini.